Dunque, oggi vediamo i quattro procedimenti per ritrovare una qualsiasi carta. Dunque, dopo aver mescolato un po' il mazzo, chiedo allo spettatore di tagliare quante volte vuole. Ok, supponiamo si fermi in questo punto. Ora io nominerò una carta a caso e facendo quattro procedimenti riusciremo a ritrovare questa carta. Ad esempio, che ne so, una bella carta tipo l'asso di fiori, che per chi mi conosce è la mia carta preferita. Allora, il primo passaggio è questo, è quello di eliminare metà mazzo, la prima metà del mazzo. Quindi le carte sono 52, andiamo a eliminare 26 carte e ve le mostro, perché tanto lì non c'è l'asso di fiori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Non avete visto l'asso di fiori, vero? Ora andiamo a eliminare la seconda metà del mazzetto rimasto, quindi le carte dal fondo. Le carte sono 26, la metà dei 26 è 13. La seconda metà è dal fondo, quindi contiamo 13 e andiamo sempre ad eliminarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non si è visto neanche qui l'asso di fiori, quindi è per forza nelle carte rimanenti. Ora chiedo allo spettatore di lanciare il dado e di eliminare tante carte, quanto appunto il numero che esce sul dado. È uscito 1, quindi vado a eliminare una carta che non è l'asso di fiori e ora alla posizione che corrisponde al numero che c'è sotto il dado lanciato dallo spettatore ci sarà l'asso di fiori. Quindi sotto l'1 abbiamo il 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, asso di fiori. Ma il bello è che lo possiamo fare tutte le volte che vogliamo per trovare qualsiasi carta, ma veramente qualsiasi carta. Prima ho detto la mia carta preferita, ma potrei dire qualsiasi carta, tipo, non so, ad esempio il 7 di fiori. Ok? Sempre gli stessi procedimenti, quindi andiamo a eliminare metà mazzo, 26 carte, vado un po' più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, non si è visto il 7 di fiori. Andiamo a eliminare la seconda metà dal fondo, quindi 13 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E ora lo spettatore lancia il dado, andiamo a eliminare tante carte quanto il numero che uscirà sul dado. È uscito stavolta 2, quindi togliamo due carte. 1, 2, non c'è il 7 di fiori, perché il 7 di fiori si trova nella posizione del dado sotto, quindi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 di fiori. Facciamolo l'ultimissima volta. Lo spettatore qua può tagliare svariate volte, può tagliare una volta sola, può tagliare quante volte vuole. E stavolta non lo so, ho nominato due carte nere, stavolta nomino una carta rossa, una carta ad esempio di cuori, una bella donna di cuori. Stessi procedimenti, quindi togliamo 26 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Togliamo 13 carte dal fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non si è vista la donna di cuori. Facciamo lanciare
le carte, sì, facciamo lanciare il dado allo spettatore, è uscito ancora uno, quindi tolgo una carta che non è la donna di cuori, perché la donna di cuori si trova al numero sotto, in sesta posizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donna di cuori.